Rivoli che diventano cascate, torrenti che si trasformano in fiumi. Non è ancora tempo di ripresa nel Sannio, dove la natura continua a rivoltarsi contro l'uomo. Solo questa mattina, intorno a mezzogiorno, sono state recuperate alla civiltà tre famiglie che erano dalla notte di mercoledì scorso ancora isolate nel comune di San Giorgio La Molara. Il sindaco di Circello chiede l'intervento dell'esercito, perché il paese è rimasto con una sola strada di accesso, tutti gli altri ponti sono saltati e bisogna dare assistenza ad anziani e malati che per adesso sono stati raggruppati nel centro del paese. Intanto la procura sta indagando su un possibile disastro colposo per lo tsunami di fango che ha colpito il Sannio. Dietro di me vedete il lago artificiale di Campolattaro, un invaso artificiale frutto dell'omonima diga, sotto osservazione tra l'altro della procura di Benevento per lo tsunami di fango che ha colpito il Sannio in quest'ultima settimana. Secondo alcuni ci sarebbero stati degli errori nella gestione del deflusso d'acqua della diga, ma la società che gestisce l'invaso minaccia querele contro chi diffonde queste illazioni e nello stesso tempo smentisce categoricamente ogni errore. In sostanza, nel Beneventano sono cadute nella notte tra mercoledì e giovedì scorso tanta acqua quanto in due mesi invernali normalmente. Stiamo parlando praticamente di circa 160 mm di pioggia in 9 ore, quindi le lascio immaginare che qui c'è una piovosità media annua di 840 mm, quindi stiamo parlando circa di un quarto di pioggia venuta giù in 9 ore, cioè praticamente quella di due mesi. Sono almeno 3.000 le famiglie colpite nel Beneventano, secondo la Caritas, che non hanno più una casa dove dormire o la cucina dove preparare i pasti. A una settimana esatta dalle prime piogge, mentre il meteo per la prima volta sembra dare tregua, si cominciano a contare i danni. 3 i morti accertati e oltre 500 i pasti serviti ogni giorno dai volontari della diocesi. La Caritas sta cercando nel suo piccolo di rispondere ai bisogni delle persone colpite dall'alluvione. Il nostro obiettivo è quello di non far perdere la speranza alle persone. Le famiglie colpite sulla città e tra in qualche modo i paesi qua vicino sono circa 700 quelle che stiamo servendo e di fatto 500 sono i pasti che tutti i giorni qua escono per le famiglie e oltre 500 pasti la Caritas li serve per i volontari. Sono 13 le persone che stanno dormendo presso la Caritas dal giorno del giovedì, quindi quando la mattina del giovedì, e in qualche modo le famiglie che sono seguite in maniera analitica nei bisogni profondi sono un centinaio.